risultato zemaniano, finalmente, il 3-2 contro il Picerno, anche se se andiamo a vedere un po' sorprendente, perché il primo tempo sicuramente non prometteva scintille, perché il Foggia ha fatto molta fatica inizialmente, il Picerno ha iniziato meglio la gara, il Foggia faceva fatica a trovare soluzioni offensive che facessero male all'avversario. Spesso accade di trovare allo Zaccheria squadre che si difendono in 11 dietro il pallone con delle difese assolutamente schierate, ed è importante che si trovino, come dire, delle soluzioni valide per sbloccare il risultato. Dopo un'occasione direi nitida da parte dell'attaccante del Picerno, da un errore del nostro centrocampista Gallo, si sblocca la gara con un episodio, cambia l'inerzia dell'incontro, e soprattutto il dato probabilmente fondamentale di questa partita che dà speranza per il futuro è aver ritrovato il bomber, che ci è mancato tantissimo in queste settimane, autore di una doppietta assolutamente meritata, migliore in campo insieme a Davide Peterman, che ha sostanzialmente dominato il centrocampo. Un aspetto probabilmente negativo è che i compagni di reparto, probabilmente scelti dal mister, non hanno dato quello che probabilmente il mister si aspettava. Sia Rocca, ma soprattutto Gallo, probabilmente la partita più negativa di questa stagione per i grossi errori anche proprio di individuali, non hanno appunto garantito qualità alla manovra del Foggia. Il secondo tempo invece è più scoppiettante, il Picerno si scopre, deve cercare il pareggio, il Foggia gioca più da provinciale cercando le ripartenze, ma molto spesso sbaglia l'ultimo passaggio, molto spesso per un errore dei singoli, e mi viene da dire dei soliti singoli. Fortunatamente c'è la bordata di Peterman la doppietta appunto del Tigre. Abbiamo sofferto poi nei minuti finali e abbiamo ancora una volta pagato un errore individuale per un disimpegno molto maldestro che ha portato al 2-1 quel bel pallonetto dell'attaccante del Picerno. Direi che il dato che emerge da questa partita è che abbiamo ritrovato il bomber, che abbiamo un Peterman in crescita e da cui ci aspettiamo ora costanza di rendimento. Il Foggia deve cercare di occupare la miglior posizione per affrontare i playoff, che ritengo sia un obiettivo sicuramente raggiungibile con facilità, ma sicuramente il Foggia deve temere se stesso, cioè deve fare in modo che non regali, come spesso è accaduto in questa stagione, interi tempi all'avversario. Deve cercare di fare la partita, oppure deve ripartire in modo, come dire, produttivo, senza perdersi all'ultimo passaggio. Di Parigi a voi Foggia.